c'est une soirée dédiée aux rêves d'enfants. C'est intitulé Menuhin's Dreams, mais au fond, c'est parce que je n'ai jamais rompu avec mon enfance. Je rêve encore. Each human being has the eternal duty of transforming what is hard and brutal into a subtle and tender offering. What is crude into refinement. What is ugly into beauty. Ignorance into knowledge. Confrontation into collaboration, thereby rediscovering a child's dream of a creative reality incessantly renewed by death, the servant of life, and by life, the servant of love. Our joint work and our perseverance has allowed us to survive to him and to give him the best heritage he could imagine. He wrote in his self-biography that what he wanted is that his endeavor, his project would last and go on. And this is what we are doing now. Communication starts like it's through the energy in the music. And if sometimes there's one going out, it seems so that you want to destroy what the others are doing. Like the little boy in the second group we saw today, I told him, you may play a solo. Since all these long years that I practice music, I still have the feeling that when the music is really like, there it is, and everybody is together, I like have this. Allora, pensateci bene. Io vi do il tempo che impiego a mettere questa fascia intorno alla mia fronte. E voi pensate se restare qui, miei ospiti, ad ascoltare una storia. I bimbi, se sono insieme, possono fare un gran baccano, ma quando emergono e devono assumere una posizione ufficiale di fronte a un pubblico di altri bimbi, la parola tace. Une idée donc qui était chère à Lord Menuhin était de donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix, notamment les enfants, à travers la pratique des arts à l'école. Pour lui, l'art était pour l'enfant et toujours pour l'enfant une façon de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, d'exprimer sa façon d'être et de trouver un équilibre intérieur qui puisse après le mener vers un équilibre extérieur en créant des liens avec les autres enfants qui sont dans la classe, qui sont dans le monde. Haiku, piccola poesia, tre versi. Cagnolino fa il bagno nell'acqua, che bel gattino. Il cielo brilla, l'ape vola sul fiore, vado al mare. Simone, sbocciano fiori, volano le farfalle, c'è tanta gente. Era estate, il sole infuocato, la bicicletta. Secondo noi il vero segreto per arrivare ad una convivenza interessante con la multiculturalità è far scoprire al bambino il piacere, un vero piacere, nell'incontrare la diversità.
Questo si rifà anche non soltanto con l'interculturalità e con lo straniero, ma anche con l'handicap. The aim of the MUSE program is to stimulate the development of children and their harmonious integration into society through the practice of art at school. This awakening to the arts contributes to the prevention of violence, racism, and social exclusion. Il fatto che in qualche modo accettino di sottoporsi allo studio di una disciplina è una cosa, penso, che può essere utile anche per da poi applicare ad altre materie. Fermati, Cristina. Ancora fermati. Quando finito fa? Sì. Elegante, elegante. Alessandra, fermati. E ritengo che comunque questo abbia dato l'opportunità di rendere pratico uno dei principi fondamentali della nuova scuola italiana, che è proprio aprirsi alle nuove culture, anche perché comunque in questa scuola soprattutto sono presenti parecchi bambini che vengono da altre culture, e secondo me questo è stato un modo per rendere proprio pratico questo principio. Sehr gespannt, was das alles für Pokale geworden sind. Mein Vorschlag ist, dass wir jetzt die Paare treten jetzt nach vorne, ja, überreichen sich gegenseitig den Pokal und sagen ein paar Worte dazu, wofür der denn ist. Ich überreiche dir den Pokal, weil du sehr gut malen kannst. Ich habe Lolita Tanzen aufgewählt, weil die gerne Musiklieder sagt. Und dann habe ich gesagt, Musik gehört auch zum Tanzen. Mhm. Dann habe ich die Tanz auch gerne. Darum habe ich einen Schuh gemacht. Mhm. Ich überrasche dir den Pokal, weil du gut tanzen kannst. Was? Und was glaubst du, wenn zwei Kinder vielleicht zusammen waren, die sich noch nicht so gut kannten? Dann kennen sie sich besser. Mhm. In die Kamera! The creative potential, when unveiled, triggers positive energy in children. They reach out more easily towards the others, towards what they wish to express and share. Simulékonyabbak lettek, közvetlenebbek lettek. Egyszerűen megszűnt az, hogy kellett őket fegyelmezni. Nagyon jó a ritmusérzékük, fantasztikusan jó a táncérzékük, érdeklődnek a hangszerek iránt. Art is a powerful tool. It reveals the personality, liberates the imagination, creates new realities, and guides us all on the path towards beauty. Thank you.
Art is a key to build a harmonious society, where the personality of each one can be expressed in a creative way. Ich habe das noch nie gesehen gehabt. Die haben sich da zu Hause versteckt gehabt. Ich habe das hier gesehen, aber war ist toll. Also. Vurem şeri kalbime, kalbim kana bulansın. Fazla derine gitme, çünkü orada sen varsın ya. Ich finde das auch schön. Man hat gesehen, manche Kinder, die sich vielleicht eher zurückhaltend geben, die erst schüchtern sind, die stehen dann auf einmal auf der Bühne und zeigen sich und präsentieren sich. Auf jeden Fall ist das auch für die Psyche, auch für die Kinder ist das gut. Es sind ja so unterschiedliche Nationen in der Klasse. Also mit Musik und Tanzen glaube ich, dass man da sich näher kommt. Da sind andere Qualitäten werden von den Kindern verlangt und je nachdem, wo die Stärken sind, konnten auch Kinder, die leistungsschwach sind, hier also ganz große Erfolge haben. Wer also keine Mathematik und Sprache das sehr anstrengend findet und schwache Leistungen hat, der tanzt vielleicht für sein Leben gern und das kann dann kompensiert werden. Das fand ich schon ganz schön. Io credo che i bambini vivono dei modelli che vivono intorno a loro e credo che l'artista solo con la sua presenza presenta loro un modello nuovo, sconosciuto. Per questo è importante che l'artista sia una persona consapevole della sua scelta. E noi abbiamo un modo di vita diverso e questa è la prima cosa che comunichiamo ai bambini. Noi con la nostra presenza gli diciamo esiste un'altra possibilità. Quello che è un gioco può diventare una vita e questo è importantissimo. Le insegnanti sono adesso sbalordite dei progressi che i bambini hanno fatto nel giro di 5 mesi, perché sanno fare i passi della danza, sanno le sillabe, sanno cantare, sanno andare a tempo e tutte queste cose si possono fare, basta praticarle. È tutto un mondo che non c'entra niente con le parole. Quello che parla è il ritmo. Se tu fai un ritmo, loro guardano, magari non fanno, però sono catturati nel corpo e questa è la cosa più importante. Fare la magia. Infatti, naturalmente ci sono lezioni che vanno bene e lezioni che vanno male, molti alti e bassi. Allora io mi sono chiesta che obiettivo mi posso dare, perché non posso avere sempre uno standard alto, a volte... Allora il mio obiettivo è che ci deve essere almeno un momento magico in ogni lezione, un momento in cui io stessa dico cosa sta succedendo. L'unica cosa che resta è il ricordo e poi quello che ti resta nel corpo, nella memoria del corpo. Poi passano le settimane ma l'insegnante poi viene e mi dice ah quel bambino lì in quella situazione hai visto che ha fatto... Ok, allora io ho fatto il mio lavoro. Schenke dir